Quel giochetto, che è un giochetto fatto per provocare la discussione, ha la caratteristica di rappresentare in un modo molto compatto molte delle proprietà di una transizione da un mondo gerarchico e ordinato, magari non del tutto accettabile ma chiaro, a un mondo in cui le tensioni e le negoziazioni aumentano. Cioè, io sono convinto che l'evoluzione di queste cose non è segnata, dipende da come tu sei presente all'interno di quei meccanismi. Chiaro che se tu sei in grado di condizionare quei meccanismi in un modo oppure nell'altro, tu avrai una dinamica di queste reti che favorisce la dispersione e la solitudine, oppure tu potresti fare l'operazione che credo tu ed io faremo, cominciare a costruire dei legami in più. Può esistere una logica di legami in più, sì, in una struttura così? Sì. Cioè, richiede un ragionamento un pochino, certo, è un sistema complesso, un pochino più complesso, che presuppone una dinamica in cui gli elementi di solidarietà vengono esplicitamente collocati al centro. Io vorrei farvi notare l'elemento fondamentale: noi siamo entrati in un mondo che non è più quello della causa ed effetto, non è più quello di Aristotele, non è più quello che l'Occidente ha costruito. Ci hai detto che questo giochino che ci hai presentato è una provocazione a quale fine? Te ne dico una: in un sistema del genere non è detto che la tecnica più efficace sia quella che ci hanno insegnato fin da bambini, che è più o meno suona così. Pensiero occidentale dice: data una realtà, tu prova a guardarla, poi ti fai un modello. Dopo che ti sei fatto un modello, e questa è l'attività dell'intelletto, con la volontà, che poi vuol dire organizzazione, tu cali il modello nella realtà. Se c'è qualcosa che non avevi previsto, è un incidente inaccettabile, un cigno nero. Noi siamo molto abituati a ragionare in termini di modelli che vengono costruiti a priori, e poi questi modelli con la volontà vengono calati nella realtà. Se tu guardi ad esempio il pensiero cinese, il pensiero orientale, il modo di ragionare è completamente diverso. Ad esempio, il famoso libro che Mao citava sull'arte della guerra, cosa fa? Dice che il generale migliore è quello che invece di ingaggiare l'esercito in battaglia entra trionfante in mezzo alle folle applaudenti nella città nemica. È quello che ha fatto Mao Zedong con la lunga marcia. Cioè, tu non fai un modello astratto. Tu valuti la situazione e cerchi di fare un cambiamento che ti mette in condizione di essere un po' più forte. Cambiamento a livello locale, insomma, a livello dei nodi. C'è un bravo stratega che gioca a Go, gioca a livello globale, ma il movimento lo fa a livello locale. Nel caso di Mao Zedong, che abbiamo citato, invece di organizzare la gente, dargli dei cuccini, mandarli a morire contro Chiang Kai-shek, hai aspettato camminando che Chiang Kai-shek fosse lui a chiamarti. Cioè che un insieme di debolezze interne nel suo avversario abbiano portato l'avversario a mettersi nelle condizioni di il valutare l'opportunità di una situazione. È un algoritmo genetico, è un sistema topologico, è una struttura nella quale tu non hai a priori un modello, tu generi dei cambiamenti che magari nascono da una valutazione anche globale. Tutto il discorso dei big data non è un discorso che fai solo localmente, tu devi avere un'idea della struttura generale dei dati, poi è chiaro che l'analisi tu la puoi anche fare localmente. Ho una domanda, Giovanni. Prego. Tu hai detto che questo sistema, questa struttura, diciamo, complessa non risponde più al pensiero aristotelico. Quindi esiste un momento nella storia, immagino, in cui il sistema aristotelico non funziona più. Però comunque funziona in condizioni più limitate. Ecco. Funziona per tempi più brevi, funziona come approssimazione. La domanda è, dice, il sistema aristotelico quindi era in qualche modo un sistema diciamo non sufficientemente attinente alla rappresentazione del reale, oppure è cambiato qualcosa nel reale? Cioè, era una rappresentazione della realtà valida anche nell'era antecedente all'era digitale o no? Allora, io penso che l'approccio
di, l'ho citato in una caso, Eraclito, Democrito fossero di gran lunga più profondi di quello che è venuto dopo. Soltanto che la fisica di Aristotele ha un enorme vantaggio, che comincia a prendere dei problemi non a livello atomico, lui non si pone più il problema di affrontare cose che non sa gestire, si pone il problema del galleggiamento dei corpi, si pone il problema di cosa succede quando spingi un oggetto. Soltanto che quel meccanismo che cosa fa? Sceglie le cose su cui ti puoi applicare e ti applichi con gli strumenti di cui allora disponi. Quindi tu non eri in grado di vedere gli atomi e quindi cosa stavi a discutere? Tu potevi solo ragionare su grandi aggregazioni di atomi e la logica aristotelica funziona benissimo se tu lavori su oggetti che sono stabili, non su processi che ti si cambiano tra le mani. Da questo punto di vista uno potrebbe anche, essendo un po' grossolani, sostenere che non è un caso che in Occidente, grazie alla cultura greca, abbiamo scoperto che la Terra era rotonda e abbiamo misurato il raggio della Terra ai tempi. I cinesi, che avevano gli stessi dati, hanno pensato che la Terra fosse piatta e il Sole vicinissimo alla Terra, e da questo è nato un problema spaventoso nel fare le carte nautiche, perché non gli tornava niente. Io sto dicendo questo per dire che una larga parte della storia del pensiero occidentale, della sua capacità di dominare sugli altri, nasce dall'aver definito degli strumenti che ci hanno portato fino all'industria, fino alla meccanica. Guarda che il pensiero nostro è molto più potente di quello che noi a volte diciamo. Tutti gli informatici usano una struttura che è quella delle directory e cominciano da una cosa che si chiama root. Sapete chi ha inventato la root? Un teologo. La prova ontologica, tradotta letteralmente dal latino, suona così: Dio è, togli Dio extra, la cosa della quale non possa concepirsi la maggiore. Quindi è l'idea che una struttura gerarchica ha un inizio, e tutta l'informatica di ieri è vissuta su queste idiozie. Sì, perché sono delle cose concettualmente poverissime. Che vantaggi hanno? È che tu da dove sei sai la gerarchia di valori, tu hai una gerarchia delle fonti, mette a posto un mucchio di cose. Questa cosa è una macchina per combattere potentissima. Quindi tu dici che insomma la teoria della complessità è vicina di più alle cose come stanno? Non ho dubbi di questo. E rigenererà forme di gerarchie di organizzazione che sono meno banali di quelli che conoscevamo una volta. Quindi in questo senso non torniamo a Democrito, a Eraclito, tu riprendi con degli strumenti che una volta non avevano delle possibilità, ad esempio quei giochetti lì di cui tu hai visto un giochetto banale, come li rendi complessi? Non scrivi equazioni, non sei in grado di scriverle. È chiaro che la questione cambia, perché la materia che tu maneggi non sono più strutture di quel genere, ma cominciano a essere contenuti informativi che non sono... Quindi passaggio alla conoscenza, diciamo. Sì. Oggi della materia l'unica attributo... Alla dimensione sociale. E non c'è più differenza. Ma allora, quella rete lì perché è importante? Perché prendete la peste. Come si propagava la peste? La peste si propagava per contiguità. Se voi prendete i casi di peste durante il periodo, ad esempio, di Boccaccio, voi vedrete che la peste camminava 7 km al giorno, che è curioso, è un'ora e mezza di marcia. Quindi è il tragitto medio di una persona. Allora è partita dal Mar Nero, ha girato sull'Africa, poi è entrata dalla Sicilia, poi è passata da Gibilterra, poi è arrivata a nord e così. Provate a pensare a un'influenza qualunque, prendiamo l'aviaria, per darvi un'idea. Un'influenza gira il mondo in meno di un mese e mezzo. Allora, noi oggi abbiamo costruito internet, abbiamo costruito dei sistemi di scambio di informazione, tant'è che se voi andate su un'università americana che si occupa di sistemi complessi, che è Santa Fe, vi dirà che al secondo posto, secondo loro, la prima è il problema dell'acqua, ma il secondo rischio sono epidemie. Chi si occupa di queste cose usa le stesse tecniche che usi per gestire l'informazione su internet, usi le stesse tecniche che usi nelle dinamiche finanziarie, usi le stesse tecniche che usi
per gestire reti sociali. Quindi, diciamo, è rilevante il fatto che adesso noi siamo in una società, diciamo così, evoluta, moderna, i sette salti erano quelli della peste. No, solo che la peste andava per contiguità, qui non vai per contiguità, perché ci sono gli hub che diffondono. Solo per darvi un'idea delle cose di cui stiamo parlando, è una simulazione di un'epidemia, richiede grosso modo 20.000 blade. Un blade è un oggetto così che sta nelle server farm di Google, ad esempio, o di Amazon. Questo blade avrà dentro almeno 4 chip, ciascuno dei quali equivale a 16 PC, quindi è come se voi aveste 50.000 personal computer che lavorano per voi per una settimana. Questo è una piccola simulazione. Sono robe che, se voi doveste pagarle, sono botte da milioni di euro ogni simulazione. Questo vi dà l'idea quindi della dimensione di scala. Poi queste cose provate a immaginarle anche sul marketing, provate a immaginarle in altri settori. Questo spiega perché l'informazione è così importante. Se voi pensate, quando io ho fatto ingegneria nel 72, mi hanno spiegato che su una linea telefonica sì e no si poteva collegare una roba che si chiamava telescrivente, che faceva grosso modo 2 battute al secondo quando andava bene. Adesso sullo stesso filo di rame, con i trucchi moderni, tu fai passare 20 milioni di caratteri al secondo. Cos'è cambiato? 3 cose sono cambiate che sono decisive. Uno, gli acceleratori grafici dei PC, non i personal, li chiamano GPU. Un acceleratore grafico di un personal computer è in grado di esaminare una quantità di informazione che era impensabile solo pochi anni or sono. Cioè, per 1000 euro tu hai un oggetto che ha una potenza di calcolo da decine di miliardi di moltiplicazioni al secondo. La seconda cosa che hai è una colla, un linguaggio che si chiama Python. È un sistema per cui tu prendi lavoro di altri e lo incolli. E la terza cosa, una montagna di gente che ha scritto codice. E la quarta cosa, un'enorme quantità di dati. Quindi tu hai molti dati per addestrare la macchina, che fai usando dei prefabbricati che si incollano bene insieme, e hai una potenza di calcolo enorme. Le cose, quando le metti tutte insieme, generano un cambiamento. Io sto proprio sostenendo, e per quello che ho scelto quel giocattolino, che senza una politica e un governo, senza un sistema di valori, il mondo che si sta generando è un mondo che genera ingiustizia. E io dubito che sia generata soltanto dall'intendimento malevolo di qualcuno. È qualcosa di molto peggio, perché se fosse soltanto l'intendimento di qualcuno, basta col forcone. È che tu stai cambiando la base sostanziale. Allora, questa roba qui, per uno che ha letto Marx da giovane, come è capitato da alcuni di noi, è scritto in un testo del 1858 di Marx, come è stato raccolto nelle Grundrisse. C'è un pezzo che è il frammento sulle macchine, che suona così: che le macchine, con l'evoluzione, prima cominci con le mani, poi hai gli strumenti che sono un'estensione, poi hai le macchine, poi hai le macchine che si connettono in rete e che, connettendosi in rete, incorporano non soltanto in ciascuna, ma nel loro insieme, la scienza della società in cui vengono costruite. E quindi la produzione non dipende dal tempo di lavoro medio semplice, ma dipende dalla quantità di conoscenza incorporata nelle macchine, e si arriverà, dice lui, a una situazione nella quale la produzione sarà interamente generata dalle macchine. Quindi lui arriva a sostenere che l'unica cosa vera che tu devi fare è, e qui è un discorso collettivo che è l'opposto della polverizzazione, devi avere un'organizzazione sociale che nel suo insieme è in grado di governare la scienza e la conoscenza che è stata immessa. Cioè, di prendere il controllo della rete. Della rete.